Lei è Zola. Zola è una cucciola di 6 mesi, simil Semugio, a pelo duro. Simil perché, vedete, le orecchie non sono quelle del Semugio, ma tutto il resto del viso e del corpo sì. Fatti vedere, patatina, fatti vedere. Lei è bellissima e dolcissima. Per chi ama il genere cane baffuto, ecco, lei è perfetta. Poi, conoscete questo tipo di cani, no? Sono dolcissimi, attaccatissimi alle persone, danno tanta soddisfazione affettiva. Dicevo, vieni qui Zola, vieni. Danno tanta soddisfazione affettiva. Questa piccina avrebbe meritato di meglio, però si ritrova in canile alla terza a causa di chi la gestiva, la teneva prima, non si sa bene. Era lei con la mamma e niente, qualcuno non ha pensato di sterilizzare la mamma e non ha mai messo in sicurezza i propri cani. Così le volontarie di Marina di Ginosa sono intervenute per assicurare la sterilizzazione alla mamma, che infatti si trova anche lei qui in canile, e un futuro a questa piccina, che era ancora più piccola quando è entrata, non piccolissima, diciamo che lei è entrata quasi un mese fa e non è stata mai proposta in adozione. Insomma, si è trovata in un momento un po' particolare, il cambio di gestione, la parvo qui in canile che per fortuna lei non ha contratto e quindi è stata trascurata. Ma adesso è il momento di metterla in adozione perché davvero è una cagnolina che merita. Ve la voglio far vedere intera, solo che lei, sapete come fanno noi cani affettuosi, ogni passo che fai ti seguono. Bene, sì, resta così piccola, fatti vedere, guardatela. Guardate che bella questa bionda. È bellissima, guardate il viso, è stupenda, un amore. Fate un pensiero per questa piccola, taglia media, carattere splendido, adatta alla famiglia, va d'accordo con tutti, secondo me anche con i gatti, perché è proprio dolce e buona. Zola, fatti vedere su. Vuoi i premietti, i bocconcini? Vediamo, vediamo che cosa ci hanno regalato le persone, cosa ho ricevuto per posta. I bocconcini, questo è proprio piccolino, tu sei brava e te lo meriti tutto. Bene, fate un pensiero, questa è una cucciola che non può rimanere in canile, non può rimanere in box. Pensate che la mamma, se non ha adozione, al più presto ve la presenterò, dovrà tornare sul territorio, purtroppo da chi la gestiva prima male, malissimo, le ha fatto anche capitare un incidente, infatti lei è stata anche in clinica convenzionata con il comune. Per fortuna lei no. Bene, abbiamo fatto tante belle foto. Buona fortuna, amore.